Ora toccherà al presidente dell'ANCI il compito, diciamo, non semplicissimo di mettere a sistema tutto alla luce degli interventi dei vari ministri. Prego. Le emozioni, gli abbracci, anche tanti baci in testa, sull'occhio e sulla guancia che mi avete donato in questi giorni li porterò sempre con me. Ancora una volta mi avete fatto sentire parte di una straordinaria famiglia, la famiglia dell'Associazione Nazionale dei Comuni, che è capace di stringersi nei momenti più difficili e anche di sorridere nei momenti più belli. Oggi chiudiamo l'assemblea, l'abbiamo chiusa questa assemblea anche con un'emozione particolare. Abbiamo accolto un uomo coraggioso che è tornato a fare il sindaco, Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Reggio Calabria, che purtroppo ha vissuto sulla sua pelle proprio le parabole negative di cui abbiamo parlato proprio in queste ore nella nostra assemblea. In questi tre giorni abbiamo ascoltato il Presidente Mattarella, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, i Ministri del Governo, Sottosegretari, il Commissario Europeo, il Presidente della CEI, e tutti hanno riconosciuto la centralità del nostro ruolo, del ruolo del Sindaco nel sistema democratico, istituzionale del nostro Paese, ma anche l'importanza del nostro lavoro quotidiano con le piccole responsabilità, le grandi responsabilità che affrontiamo ogni giorno. Il Presidente Mattarella, lo ringrazio davvero ancora una volta per la sua presenza insieme a noi. Ha chiuso il suo intervento con una frase semplice, però ci restituisce davvero il senso di quella missione che iniziamo quando indossiamo questa fascia tricolore che ha dato pure il titolo all'assemblea di quest'anno. Mattarella ha detto: l'Italia conta su di voi, e noi, Presidente, le possiamo assicurare che sentiamo tutto il peso e tutto l'onore di questo impegno. Lo sentiamo così forte che a volte ci capita anche di sbagliare, di essere un po' sopra le righe, di ostinarci a pretendere quello che riteniamo sia un diritto, non per i sindaci, un diritto per le nostre comunità. Non conosciamo nessun altro modo per difendere i nostri concittadini, il loro diritto di vivere in città più belle, in città più moderne, in città più giuste. Dalla Presidente Meloni a tutti i ministri che sono venuti qui in questi giorni abbiamo ricevuto riconoscimenti e segnali molto importanti, però purtroppo mi sento di dire che alcune questioni che avevamo già aperto prima di questa assemblea non si sono risolte particolarmente. Sul PNRR non ci voglio tornare, sulle motivazioni, sul perché sono state spostate risorse di opere che ancora in questa assemblea abbiamo dimostrato, dati alla mano, con le percentuali, stiamo realizzando, stiamo aggiudicando le gare, abbiamo fatto le progettazioni. Non ci torno perché sennò davvero sembra una diatriba tra i comuni e il governo, e nella relazione introduttiva ho detto che dove qualcuno urla noi invece proviamo a ragionare, quindi proveremo a ragionare anche sul PNRR, sui finanziamenti delle nostre opere, grandi e piccole, anche quelle piccoline, perché anche quelle opere di qualche centinaia di migliaia di euro, vedo le facce di sindaci di piccoli comuni, quelle risorse sono risorse importanti, sono piccole opere che però possono avere una grande rilevanza, una rilevanza strategica per i comuni più piccoli del nostro Paese. Voglio accogliere anche
due suggerimenti, quello del presidente Gentiloni e anche quello del ministro Fitto, no? Il presidente Gentiloni ha detto che noi non dobbiamo considerare il PNRR come il simbolo di un problema, una grana da risolvere, c'è toccata sta cosa che dobbiamo fare per forza nei termini e quindi è diventato un problema. Sembra una questione ragionieristica. Voglio cogliere anche l'invito che mi ha fatto il ministro Fitto, no? Scherzosamente ho detto sognavo la mia vicepreside quando la notte a volte mi capita di svegliarmi di soprassalto che mi dice non hai ritirato, non hai preso il diploma perché non hai fatto l'esame, e adesso invece mi sto sognando Fitto. Lui giustamente ha risposto: spero che il presidente dell'ANCI e i sindaci non abbiano me come incubo ma abbiano dei sogni. Ecco, noi vogliamo coltivare i sogni del PNRR, che non sono una questione ragionieristica dei titoli, degli importi, quelle sigle che non si capisce niente, M1, C2, programma, gli acronimi, il PINQUA, come si chiamano le altre, il PINQUA, il PUI, sono acronimi che ci siamo scordati pure del significato. Le opere del PNRR sono i sogni dei nostri concittadini, sono il sogno di poter vedere finalmente le famiglie che trovano un tetto sopra la testa con 24.800 alloggi popolari, è il sogno di tanti lavoratori, tante famiglie, tanti genitori che possono lasciare i bambini nei 264.000 posti di asilo nido in più e possono andare a lavorare serenamente, soprattutto quelli che non ce l'hanno, la famiglia d'origine che fa da ammortizzatore sociale, molte volte non sai dove lasciare il bambino e sei costretto, uno dei due della coppia è costretto a restare a casa, non va nemmeno a provare di cercarlo un lavoro quando c'è un lavoro. Sono i sogni di quei pendolari che possano andare al lavoro, degli studenti che potranno andare a scuola con i 3.000 autobus elettrici nuovi, con chilometri e chilometri di tram, di filovie, di BRT, Bus Rapid Transit, come stiamo facendo in molte città del nostro paese. Fa figo dire Bus Rapid Transit, sono degli autobus da 22 metri che caricano fino a 150 persone, accompagneranno pendolari, studenti che potranno andare a scuola. Il sogno di vedere tante famiglie in quelle periferie dove abbiamo dato solo una risposta all'emergenza abitativa, non gli abbiamo dato mai servizi, manca la biblioteca, manca il piccolo teatro, mancano gli spazi per socializzare, le piazze, i giardini, i piccoli parchi, i playground per poter giocare a pallacanestro, a pallavolo, i ragazzi delle nostre periferie. Questi sono i sogni che vogliamo coltivare di notte, non più gli incubi di chi lì dietro la scrivania ci dice che stiamo perdendo tempo e non riusciamo a raggiungere gli obiettivi che noi raggiungeremo. Sulla manovra noi ci siamo ritrovati in una situazione peggiore rispetto a come abbiamo iniziato l'assemblea. Se leggete la relazione stampata c'era scritto: vediamo all'orizzonte la possibilità di una iniziativa restrittiva, avevamo scritto. Poi appena iniziata l'assemblea ci siamo ritrovati con l'articolo 90 della legge di bilancio che è trapelato proprio il giorno in cui, se aspettavamo due giorni forse era meglio e ci evitavamo qualche polemica. Però quell'articolo 90 dice che noi perdiamo delle risorse, perdiamo risorse importanti. I comuni perdono 200 milioni di euro, le province, le città metropolitane perdono 50 milioni di euro all'anno per i prossimi anni. Noi non vogliamo ingaggiare una battaglia col governo, proprio per quello che diciamo prima. Noi non siamo quelli che urlano, sono quelli che ragionano, però una soluzione la dobbiamo trovare, perché fatemi usare anche qui una frase semplice: le nozze coi fichi secchi non le possiamo fare. Se da un lato aumentano i costi dell'energia, aumenta l'inflazione, quindi aumentano i costi dei nostri servizi, delle opere pubbliche, e già dobbiamo far fronte a quell'aumento dei costi. Se dall'altro lato ci fate un taglio, noi non riusciamo ad offrire i servizi ai nostri concittadini. I servizi più importanti oggi sono i servizi sociali, il welfare, e non possiamo far finta di niente. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a una città che si spegne, soprattutto nessuno di noi credo abbia intenzione di girare la testa davanti agli occhi di chi oggi è povero, può diventare più povero e chiede aiuto a un sindaco. Il sindaco non si può girare dall'altro lato, non è proprio nella natura di chi
indossa la fascia tricolore. Quindi noi chiediamo al Presidente Meloni, a tutti i ministri che sono stati qui oggi in questi tre giorni, ci hanno dato l'onore di stare qui, di essere convocati per far sentire la nostra voce, per spiegare, non per urlare, per ragionare sui motivi per i quali, se ci tagliano anche 250 milioni per i prossimi anni, diventa difficile gestire un comune. In questi 7 anni, ci abbiamo messo 7 anni per recuperare i 540 milioni di taglio che abbiamo subito 8 anni fa. Quest'anno li recuperiamo tutti e cominciamo con un altro taglio. Sembra veramente il gioco dell'oca. Arrivi, stai per arrivare alla fine e la casella ti riporta un'altra volta indietro. Non credo sia normale. Permettetemi uno strappo al protocollo. Io faccio i saluti oggi finali in questa 3 giorni che è stata bellissima nella mia assemblea da presidente. Lo faccio per dire che se sono qui, se ho avuto l'onore di rappresentare la nostra associazione, di rappresentare tutti voi, lo devo anche alla mia città, la città di Bari, la città che mi ha insegnato. La città che mi ha insegnato tante cose, la città che mi ha dato questa possibilità, una città che ha le ambizioni in questi anni, è riuscita a coltivare queste ambizioni provando a mettersi al passo del resto del paese. Devo dire la verità, quando sono arrivato qui e sono salito sul palco, vi ho visto giù, io ho pensato come mi sono trovato qua, come è potuto succedere che uno che viene dalla bassa Italia, come diceva il sindaco Gnassi, che non è più sindaco di Rimini, è riuscito a rappresentare i sindaci di questo paese. L'ho fatto insieme alla mia città, sono cresciuto insieme alla mia città in una regione del sud, di quelle regioni che tutti diciamo che dobbiamo aiutare. Io credo che per aiutarle basterà darle la possibilità di camminare con le proprie gambe, di coltivare le ambizioni, i sogni che si portano dentro, così come è stato permesso a me in questi anni, anche grazie a voi. 7 anni fa, me l'ha ricordato Stefania, qualche giorno fa, dalla mia città, da Bari, casualmente diventavo presidente dell'ANCI della mia città, vi dissi provate a fidarvi delle donne e degli uomini del sud. Voi vi siete fidati quel giorno, io spero di non averla tradita quella fiducia che avete avuto in me. Mi sono permesso di fare questo passaggio di carattere personale perché quel viaggio che ho fatto io insieme alla mia città lo fate ogni giorno voi, crescete voi, amministratori locali, sindaci, e cresce la vostra città. La strada non sarà sempre facile, no? In questo cammino con il vostro comune, con la vostra città, lo abbiamo imparato da subito, appena indossi la fascia capisci che la strada non è facile, però badate bene di non perdervi nemmeno un frammento di questo viaggio che state percorrendo, perché sarà sicuramente l'esperienza umana più bella della vostra vita, come è successo a me. Vi assicuro che ve ne accorgerete con il tempo, lo dico ai più giovani e a chi fa il sindaco da poco, ve ne accorgerete soprattutto nel momento in cui state per toglierla questa fascia. Questa assemblea ricordando Italo Calvino, sono 100 anni dalla sua nascita, l'ha ricordato anche il presidente Mattarella nel suo intervento, l'ha ricordato Renzo Piano in un libro bellissimo, Le città invisibili. Italo Calvino a un certo punto dice: le città come i sogni sono costruiti di desideri e di paure. A noi sindaci credo tocchi il dovere di realizzare quei sogni e di superare quelle paure per le nostre città, per i nostri concittadini, sapendo che ogni volta che ne avremo bisogno troveremo in questi 3 colori che portiamo con orgoglio sul cuore, questi 3 colori della nostra fascia tricolore, troveremo la forza per sognare e il coraggio per vincere la paura. Buon viaggio e buon lavoro a tutti voi. Grazie per quello che mi avete dato in questi anni. Siete la parte migliore di questo paese, siete i compagni di viaggio
migliori che io potessi incontrare in questi anni. Sono contento di aver camminato in questi anni insieme a voi. Vi voglio bene tanto, tantissimo, ve ne vorrò sempre. L'appuntamento è all'anno prossimo a Torino. Grazie, grazie, grazie.